A me fa ridere il ciccione che balla. Mi piace falverme. Guarda la panza del ciccione che balla. Ok, lo capisco, può stare simpatico a molti, e a me compreso. Prima di muovere quel ditino col mouse e schiacciare dislike o usare il tuo pollicino per metterlo da cellulare, fammi concludere il discorso su Otis, perché lo apprezzo, mi piace come personaggio, mi fa ridere ogni tanto, anche se spesso lo trovo cringe, ma non ho nulla contro di lui, lui fa il suo. L'unica cosa che contesto è che hai voluto buttare sul comedy il Money in the Bank ladder match, va benissimo, ma anche il vincitore? Ricollegandomi all'ultima puntata di SmackDown, durante il Miz TV, The Miz ha detto ciò che penso esattamente al momento di Otis e della situazione della WWE. Un personaggio comedy che attualmente è la minaccia numero uno del roster. Otis. Look at you, you're one step away from being Universal Champion. This is one step away of being the face of SmackDown. E lo so che verrete a dirmi, ma poi vincono sempre gli stessi, vogliamo la novità, ma se poi c'è la novità non va mai bene. Ok, va bene, diamo il titolo mondiale a R-Truth allora, che fa ridere, che è simpatico. Bello, ballava con Carmella, wow. No, il punto è, come ho detto, è un ottimo performer, è un intrattenitore, è una delle massime espressioni dell'entità Entertainment nella sigla World Wrestling Entertainment, però non lo vedo come possibile campione universale addirittura, o in faida contro uno come Bray Wyatt barra dei Fiend o Braun Strowman. Siamo seri? Veramente? Secondo me ha perfettamente ragione l'Awesome One, è uno scherzo, è una battuta, è ridicolo, cioè non ha assolutamente senso che abbia la valigetta, anche se effettivamente nemmeno la sua relazione con Mandy Rose ha un minimo senso, ma dettagli, dettagli. Cos'è, cara WWE, ci stiamo preparando a vendere il prodotto a Disney e quindi facciamo le cose di intrattenimento divertenti che fanno sorridere le famiglie, o ci chiamiamo ancora World Wrestling e non solo Entertainment? Se no chiamiamoci WE senza la W di mezzo e risolviamo la situazione, giusto? Perché tanto ormai tra film recitati al cimitero e una delle stipulazioni più fighe buttate in caciara nel comedy, che mi sta bene, mi sono divertito a guardarla, ma è stata oggettivamente una gag di Benny Hill lunga mezz'ora, posso storcere il naso? Ho il permesso e il diritto di farlo? E ripeto per la terza volta, Otis spesso e volentieri mi fa ridere, anche se inizio a non sopportare più i suoi balletti quando prende un colpo, il suo movimento di panza e queste gag sui ciccioni nel 2020. Ma qual è il vostro film preferito? Natale a Miami, porca di quella p***a? Vabbè, a parte lo sfogo, anche questo è il concetto, cioè questo è diventato over perché è un ciccione che fa ridere nel 2020, ma dove... E mi martellerete per questo video, ne sono consapevole, perché impazzite quasi tutti per Otis. Però la mia domanda è, guardatevi allo specchio, aprite il vostro cuore e domandate alla vostra anima: Otis è materiale da titolo massimo? Rispondetemi qui sotto nei commenti, sono curiosissimo delle vostre risposte. Ma soprattutto, nell'ultima puntata di SmackDown, dove c***o era Tucker? Ho capito che vuoi splittarli perché Otis è stra-amato da Vince McMahon e vuole pusharlo all'inverosimile, stando ai recenti rumors, ma giustifica lo split con Tucker? Lancia Otis come performer con un tornil di Tucker? No. Per trovare il partner contro Miz e Morrison ha semplicemente detto: oh yeah, Taki non è qui. Ma che peccato, yeah, yeah, Taki non c'è, yeah. What? Ma perché? Poi ha tentato anche uno pseudo incasso su Braun Strowman, ovviamente fallito, con la distrazione di Mandy Rose. Vediamo se diventeranno una power couple, come erano Edge e Lita. Però una volta erano Edge e Lita, adesso sono Otis e Mandy Rose. Ok. Ma anche il fatto delle battute sul cibo ogni settimana. Nella valigetta cosa hai nascosto? Gli snack? È il tuo portapranzo? Ma ragazzi, ok, è un prodotto per famiglie, ma ormai i ragazzini di 12, 13, 14 anni ascoltano i trapper che parlano di lean, di sprite, di soldi e di donne dai facili costumi. Non so quanto funzionino effettivamente gli sketch sul quanto mangia una persona grassa. A me personalmente fa cringiare moltissimo, ed è anche abbastanza offensivo. Com'era offensiva la food fight durante Money in the Bank, soprattutto in un periodo di difficoltà mondiale a causa di questa pandemia, con una crisi inverosimile sia economica che sanitaria. Sì, grazie The Wrestling Corner che me l'hai fatto notare, sennò non ci sarei arrivato perché sono stupido. Indi per cui, non lo so, questo era il mio pensiero su Otis, forse influenzato anche dall'ultimo main event della puntata dello Show Blu, che mi sono visto in live su Twitch insieme a voi, e mi ha fatto cringiare veramente tanto, ero disperato, preso dal sonno, dalla noia, che puntata terribile, mamma mia. Ma poi adesso c'è anche la Wildcard Rule 2.0, un atleta potrà apparire massimo
4 volte in un anno nell'altro show. Ma che cosa vuol dire? Ma lo sappiamo benissimo tutti che non verrà rispettata questa cacata. Lo sappiamo che è una cafonata Vince. È stato un disastro il primo esperimento. L'hai tolta per la disperazione, per gli ascolti bassi. Adesso la rimetti peggio di prima. Ma come cazzo? Dai, vi prego, pubblico, quando torni? Signor WWE Universe, provvidenza divina, qualcuno faccia qualcosa. Dal vostro Certified Y, come al solito, è tutto. Oggi un po' più disperato degli altri giorni, ma nel dubbio vi invito a followarmi su Twitch. Con Amazon Prime avete un sub gratis. Vado in live quasi tutti i giorni verso l'1:45 del pomeriggio. E restate aggiornati perché spesso faccio le reaction live alle puntate settimanali o agli show. La prossima penso sarà Double or Nothing, il 23, credo. Vabbè, comunque, quando sarà Double or Nothing farò live. Ciao!